più di una volta è successo che qualcuno mi scrive anche ultimamente che lavora in fabbrica e vorrebbe cambiare mestiere e fare un altro tipo di lavoro e fare il lavoro dello scrittore. Allora, adesso vi dico la mia riguardante questa professione e questa scelta di vita che molti vorrebbero fare, cioè che è quella di cambiare tipo di lavoro, smettere di lavorare in fabbrica e cambiare mestiere, cambiare lavoro e fare lo scrittore, che non è facile. L'hanno detto on the road. Ma più di una volta mi ha scritto qualcuno chiedendomi, visto che si reputa di avere le capacità, di se è possibile vivere facendo come professione, come lavoro lo scrittore. E ho un paio di amici che fanno di lavoro lo scrittore, che scrivono libri, e ci sono diverse persone che hanno le capacità, perché magari vogliono raccontare le loro esperienze, perché vorrebbero scrivere un libro per comunque poter anche magari guadagnare. Allora, c'è da dire che lavorare, fare questo lavoro dello scrittore e questa professione non è da tutti, non è facile, ma soprattutto uno può anche lavorare come scrittore, ma soprattutto chi lavora come scrittore e che fa lo scrittore di lavoro e che scrive un libro, due libri, tre libri, lo fa per cercare di vendere e monetizzare. Non è che la gente scrive un libro e poi lo vende così perché, giusto, no, Zaccaria? Così perché è per passione. Per passione, cioè, la gente lo scrive per monetizzare. Il discorso è che se tu sei un signor nessuno, difficilmente una casa si mette a pubblicarti, a meno che non hai un passato. Potrebbe scriverti, potrebbe succedere che una casa di editoriale ti pubblica perché magari tu sei già un personaggio conosciuto e reputano che magari puoi vendere qualche libro. Tanto è vero che, per esempio, tanti che magari fanno di professione il blogger o sono sul web, o sono conosciuti, magari di professione, di lavoro, fanno anche lo scrittore, hanno scritto magari un libro oppure gliel'hanno scritto. Ci sono tanti magari blogger, youtuber che libro di questo, libro dell'altro, però in realtà non sono dei veri scrittori. Per fare il lavoro di scrittore devi comunque avere costanza, devi iniziare, non dico tutti gli anni, ma bene o male tutti gli anni, sì, tutti gli anni in questa professione tirar fuori un libro. Infatti il mio amico Lili più o meno ogni anno scrive un libro. Poi ci sono quelli magari che già lavorano, sono conosciuti, radio, tv, politici, che nello scrivere un libro magari non guadagnano a copie vendute, ma la casa editrice gli dice: mi scrivi un libro e ti do tot, poi indipendentemente da quando vendere. Certo che vendere libri non è facile. Uno scrittore che inizia già a vendere 3.000, 4.000, 5.000 libri è già uno che fa già una buona vendita. Poi se parliamo di 10.000, 20, allora, e non è facile, perché anche il mio amico Lili, che comunque vende bene, i suoi libri vanno, comunque fa anche il tatuatore. C'è chi solamente fa anche lo scrittore, poi ovviamente dipende anche poi dallo stile di vita che uno può avere. E se non sei comunque conosciuto e uno decide di scrivere di qualche libro, magari sugli argomenti che vanno alla maggiore, molti magari se lo autoproducono il libro.
problema è che se te lo autoproduci tu, devi comunque all'inizio investire un capitale, ok? Tanti scrivono libri, c'è gente sul web che magari tratta di forma fisica, che ne so, di allenamento, come allenarsi, come fare, che hanno fatto i loro libri, se li sono autoprodotti. Diciamo che quello un attimino più in gamba, più in considerazione, riescono a trovare una casa editrice che gli pubblica il libro, e poi state ovviamente quanto poter prendere a percentuale di coppia. Se non sei uno conosciuto, uno forte, non ti danno 5-6 euro a libro, però può darsi che un paio di euro a libro te lo danno, magari lo vendono a 15, a 12, no, Zacca? 9,90 euro, sì, 12,90 su quelli prezzi. Un 2 euro, 2,50 euro te lo possono dare a libro, forse 3 tu arrivi, se sei uno magari qualche blogger che scrive, qualche personaggio così. Diciamo che chi arriva a quel livello lì, questo lo fa. Certo che se inizi a vendere 4, 5 mila, 6 mila, 7 mila libri, anche a 2 o 3 euro, mettici pulito 1,52 euro, che cazzo, chi riesce a vendere 5 mila libri anche a 2 euro puliti sono 10 mila euro, che non fanno schifo, cioè, più magari vendi ancora con i libri che fai ancora prima. Molti li vendono, oggi i libri li vendi tramite Amazon o compagnia varia. Poi io ho amici che scrivono libri, che fanno anche i blogger, gli youtuber, che comunque riescono a sponsorizzare il loro lavoro, che quindi di professione fanno più di una cosa, che qualche libro l'hanno venduto. E io reputo che poter vivere e lavorare solo come scrittore non è facile. Mi hanno scritto più di uno che hanno le capacità, le cose. E anche perché diciamo che il marketing, secondo me, è importante. Cioè, la pubblicizzazione del libro. Cioè, faccio un esempio. Uno che di lavoro fa lo scrittore, che quindi di professione fa lo scrittore, che ogni anno tira fuori un libro, e quindi la sua professione è quella. Se la unisce al fatto che magari di lavoro fa anche il blogger, lo youtuber, utilizza comunque i mezzi di comunicazione come questi, sicuramente può pubblicizzare molto di più i libri che fa, e quindi è per quello che tanti diciamo personaggi che sono sul web, che lavorano sul web, di professione fanno questo, magari tirano fuori il libro. Però diciamo che questi non sono veri e propri scrittori di lavoro, fanno lo scrittore. Se vuoi fare lo scrittore, lo devi fare ogni anno, tirare fuori un libro. Molti mi dicono: Lambre, ma perché tu non fai così di là? Perché io non ho voglia, tempo. Anche se poi arrivi a un certo punto che vi posso dire che tu basta che dici quattro minchiate e poi c'è quello che te lo butta giù. Te lo autoproduce lui, cioè non c'è bisogno che lo scrivi tu. Cioè vai, racconti e te lo scrivono. Generalmente la maggior parte delle volte succede così. Allora, chi nasce meccanico, non raccontiamoci fregnacciate, chi nasce meccanico, chi nasce bandito, chi nasce informatico, ingegnere, elettrotecnico, cioè non ha la capacità linguistica o chi fa il calciatore che poi ha scritto il libro, alla fine tu butti giù tutta una serie di idee e poi c'è quello che te lo mette giù bene. Cioè anche il mio amico Nicolai sicuramente ha quello che poi glielo rivede, perché i termini proprio corretti, alcuni vocaboli, è chiaro che poi c'è l'editor che comunque te lo rivede, cioè tutti glielo rivedono, cioè chi è laureato in lettere o compagnia varia però questo qui già interviene, cioè
se comunque sei un attimo conosciuto. Io dico, non è facile. Alcuni mi hanno scritto dicendomi, anche io ho scritto qualcosina, me lo sono auto. Chi va bene secondo me sono quelli come, per esempio, che hanno unito il lavoro di blogger, di youtuber, con il lavoro anche di scrittore. Ripeto, molti hanno scritto libri anche legati al fitness o quelle cose lì, però nello stesso tempo magari hanno un canale dove spiegano, cioè è unire le due cose, oppure scrivi, che ne so, di trucchi e compagnia varia perché hai un canale dove parli di trucchi, scrivi un libro inerente ad alcuni argomenti perché hai un canale che scrivi, che parli di queste cose. Non è facile vendere. Certo che se tu di professione fai lo scrittore e devi comunque sapere stare sempre sul pezzo. Cioè, oggi, secondo me, con quello che sta succedendo in questo momento, chi scrive legato tutto quello che sta succedendo a questo, il mondo, gli stili di vita, molti, secondo me, può avere successo a fare a fare lo scrittore. Poi ragazzi, cioè, io dico che molti mi hanno scritto, più di uno, io dico che non è facile poter vivere solo di questo. Poi io auguro successo a tutti, però sappiate che non è così facile, cioè non è così facile poter emergere e lavorare solo come scrittore. Sono pochi che lo possono fare. La maggior parte di chi lavora di professione fa lo scrittore, quindi che scrive libri con costanza, diciamo uno all'anno più o meno, che chi lavora così è comunque gente che comunque o ha un altro tipo di professione o lo mixa con altre situazioni. Ho amici che fanno gli scrittori, però fanno anche i blogger, magari hanno dei canali, cioè ce ne sono tantissime situazioni, e quindi un po' prendono di lì, un po' prendono di là, eccetera eccetera. Vi saluto ragazzi. Chi scrive libri è un mestiere, è un lavoro, cioè sta lavorando chi scrive libri, cioè, quindi non è così facile, cioè, non, cioè ci sono dei lavori che non sono per tutti. Quindi si parte con tanto entusiasmo, ma scrivere libri, fare lo scrittore è una professione, è un lavoro che richiede impegno, e non è che i lavori si improvvisano così. Questo è il consiglio che io voglio dare, quindi non è facile.